mi confermi che è di tungsteno? Presidente, presidente, scusi, presidente, presidente, possiamo fare una domanda, presidente? Presidente, possiamo fare una domanda? Volevamo fare una Presidente, volevamo... Ma state zitti, siete dei pazzi, siete dei miscredenti. Ma non vuol dire che il celeste sta parlando col divino? No, ma cosa sta dicendo? State no. assolutissimamente no, noi... in silenzio, perché? Io volevo fare una domanda. Ci vuole un minimo di rispetto quando due esseri superiori chiacchierano. No, ma guardi, veramente. Io ma volevo... inginocchiatevi tutti allora, intanto, perché? No, ma perché? Ma inginocchiatevi tutti, vabbè, forza. Ma ragazzi... Vabbè, ma. Allora, ma allora, per favore. Ma allora si inginocchia anche lei, scusi, Ma si è già inginocchiato lui? No. Voi, uno deve stare in piedi. Non esageriamo. Devi dargli un punto di riferimento. Presidente, perché altrimenti presidente, non si sa io, che cosa fare. Presidente, io volevo. Presidente, volevo fare una domanda su Zambetti, se è possibile. Prego, mi faccia la domanda su Zambetti. Non vede che nostro signore stiamo facendo due chiacchiere? No, ma cosa dice? Guardi, lasci stare, non ti rimballo, la prego. Per favore. No, ma no. Lo vuoi un formaglione? No, ma lasci stare. Perché io faccio i maglioni. Sì, lo sappiamo, fai i maglioni, ma non. Che taglia c'hai? Che taglia hai messo su? No, ma sono un po' giù. No, no, presidente, allora, guardi, adesso no, detta, no, no, perché, allora, no, ma va tutto bene, ma la prego. Allora, perché? Allora, non può. Allora, signor Roberto Formigoni, sì. Parla col signore. Sì, ma non credo che. Attenzione, criticate Formigoni perché parla col signore, criticatelo per questo. Ma no, ma nessuno la critica per questo. Noi presto, vorremmo... tutti a processo Formigoni. No, ma nessuno. Farnetica, lo vuol capire? Che se io e il signore ci scambiamo consigli, a parte che gli ho creato pure un account. Ma cosa sta dicendo? No, ma guardi, veramente, la prego, Presidente. Lei non ha idea quando mi bombarda di messaggini. Ma no, ma veramente... non... Ha una voglia matta di star con sì, me. Sì, ma anche noi però vorremmo non sapere... Non glielo posso rifiutare. No, ma ci manca. Poi si dimentica degli uragani, perché sta sempre con no, me. No, ma no, guardi, non credo che adesso ieri la colpa doveva venire pure a cena da me. Sì, gli avevo fatto il suo piatto preferito, i pani con i pesci, poi l'ultimo non è venuto. Va bene, senta, però io volevo fare alcune domande in merito al caso Zambetti. Mi fa finire di parlare col Padre Eterno. No, ma io No, vuole parlarci lei? Ma ci parli, vabbè, forza, ci parli. Posso parlare col presidente Formigoni? Ci parli. Oh, vede? No, ha visto Pirla? Ma no, che Pirla? L'ha fatta andare vabbè, via. Finalmente, però almeno possiamo... Ma no, che l'ha fatta andare, andare via. Ma non l'ho fatto andare lei via. Lei è un Pirla, perché il Padre Eterno sarà buono e caro, ma quando vedi giornalisti come lei, li vengono 5 minuti. Sì, però lei non può parlare solo a Dio, deve rispondere anche a noi giornalisti, vorremmo fargli delle domande. Quindi... La vedo nervosetto. No, ma non sono nervoso. No. Avanti, sentiamo cosa mi deve chiedere il re dei Pirla. No, ma va bene, grazie per l'insulto, ma io volevo solo chiedere, no, visto che Rotondi l'ha querelata questa settimana in merito al caso Zambetti, se lei potesse... Bene, sì. Bravo Rotondi. Vabbè, bravo Rotondi. Buon pro gli faccia, bene. Sì. L'ho visto molto nervoso. Vabbè, noi non l'abbiamo visto, ma volevamo... Come nervoso, invece guardi me, guardi che sorriso specchiato che ho. Sì, e lo sa perché? Molto... Perché il signor Formigoni non ha paura di nessuno. Io ho chiesto a Rotondi se Zambetti andava bene, lui mi ha detto di sì. Ma scusi, ma lei basta un sì di Rotondi per avere... Cosa fa? Sì, perché? No, ma non fa... Non Allora? A lei basta un sì di Rotondi? Sì, mi basta un sì di Rotondi, ma la prego, perché? Ma non faccio il balletto? Alla... Cioè, lei basta un sì di Rotondi per Rotondi è una delle più belle teste, più lucide del PDL. Beh, insomma, sì, è una persona... È uno degli uomini più intelligenti del mondo. Ma dove va? Risolve il cubo di Rubik coi piedi. No, vabbè, adesso non credo che sia un merito... Non so se lei sa fare altrettanto. No, io no, ma scusi, allora? Però il senso è perché lei dà la colpa a Rotondi? Lei non si assume mai una responsabilità, mai una volta che lei si assuma una responsabilità. Mumle. Cosa fa? La prego, no, ma la prego. Presidente. Ebbene sì. Ah, oh, devo confessare una cosa. Benissimo. Mia colpa, mea maxima colpa. Sì, vabbè, basta che la dica. Prenda appunti perché questa finisce in prima pagina. Beh, però almeno voglio rivelargliela, prenda nota. Qual è una volta sono andato alla trattoria di Gigino, mi ha fatto una ricevuta a 50 euro, ho dato 5 euro di mancia, ma non ho fatto la ricevuta. Mi ammazzi, la prego. No, 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 mi crocifigga, mi denunci, lo faccia. Vabbè, no. La prego, io voglio parlare lo di... faccia. No, 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 non voglio fare niente, io voglio parlare di politica. Allora, la Lega, senta, la Lega l'ha abbandonata, lei non si ricandida alla presidenza della Lombardia. Sì, allora, lei appoggia Albertini. Appoggia Albertini? Sì. Attenzione, Formigoni appoggia Albertini. Forse è omosessuale. Ma cosa c'è? Perché appoggia Albertini? Ma cosa c'è? No, forse di politico. Reato, no, ma a noi interessa l'aspetto politico. Allora, Albertini è una persona per bene, che farà sicuramente un lavoro dignitoso, non certo eccellente. Sì, va bene.
Però, perché l'eccellenza, caro mio, la può avere solo sottoscritto. Sì, ho capito, però lei in definitiva fa un passo indietro, no? Non diventerà più presidente della Regione Lombardia, quindi cosa fa? Si candida in Parlamento? Il Parlamento a me fa tristezza. Vabbè, però mi credo un cretino, perché se mi aprono le porte della carica più alta che c'è nella Regione Lombardia, che è quella del Gran Vizir. Cosa? No, ma non c'è, no, la carica più grande è il presidente della Regione Lombardia. Ma lei è un pirla, ma io non sono un pirla, allora lei non lo sa, va bene, perché? Ma no, la carica più alta è la presidenza della Regione Lombardia. Allora, la carica più alta è il governatore della Regione Lombardia. Sì, c'è una carica più alta. Ma non è vero. Che è quella del Gran Vizir. Ma cosa sta dicendo? Ma non esiste. Odalische. Ma quali odalische? Pandora, Ursula, Shalima, detta la turca. No, ma qua, no, vabbè, allora, ma cos'è sta, presidente? Allora, no, ma veramente, allora, guardi. Allora, intanto, allora, lei così impara. Ma non esiste perché, il bisogno. Perché lei è un miscredente, lei non sa niente. Sono, lei vive nella disperazione, nell'oscurità. Lei non sa nulla. Ma cosa ci fa vestito così? Presidente, allora, lei non ha mai visto Jafar? Chi, scusi? Allora, non so chi, che cosa, non sappiamo di cosa sta. Stava con il vizir che aveva una figlia, perché? Ma sta parlando di Aladdin? Allora. No, ma chiedo, ma perché? Sì, Aladdin, ma cosa che c'entra? Problema c'è? Oddio! Allora! Ma no, ma non capisco cosa c'entra. Formigoni omosessuale, perché forse gli piace Aladdin o Disney, perché se lei non lo vede, perché lei non è un puro di cuore. Va bene, io non sarò un puro di cuore, ma non capiamo come mai. Cos'è sto bastone? Allora, allora questo bastone serve, sì. Me l'ha regalato quando sono andato in Iraq, che facevamo queste operazioni. Sì, tra l'altro lei sì, è stato. È il bastone di Jafar. È il bastone di Jafar. Fa addormentare tutti. Ma lasci stare. Dormite. Ma cosa fa? Dormite, dorma. Ma non mi fa niente, no, a me non fa niente, perché lei è di Repubblica? Ma cosa c'entra? No, ma io no, ma cosa c'entra? Non sono di Repubblica, ma a parte fa addormentare tutti quelli di Repubblica, evidentemente, no, perché avete un virus. Dorma! Ma non mi fa niente, non è strano. Dorma! Non mi fa niente. Vediamo a me. Dorma! Ah, e a lei fa, però che... Gli armigeri! Ma quali? Gli armigeri! No, ma che armigeri? Gli armigeri! No, ma... Attenti, dai, ehi, anche tu ci guadagnerai se io resto qua col mio voto di povertà, di ville comprate, vacanze pagate, guardate come si fa. Eccomi qui, formigoni della Lombardia, sacche, kitsch, cavite, chic e qualche dì. E la mia giunta dov'è? A San Vittore, perché aspetta solo un mese, formigoni. Più bello di tutti i playboy, fin dai Caraibi con banche fantastiche, soci, amici, santi e cattolici, la compagnia delle opere e tutti quanti cantano in coro.